straordinario Diego Giuliano che trascina i compagni alla vittoria contro un Paina in cerca di punti salvezza, portandosi a casa il pallone grazie alla tripletta. Per rimanere in scia del settimo e giocarsi le proprie carte nello scontro diretto, la Fortes non poteva sbagliare contro il Bussero e si impone con un netto 6-2. Risultati che arrivano troppo tardi per l'Osa, che sta onorando il campionato nel migliore dei modi, battendo dopo il settimo anche il Baranzate per 4-3. Si vendica della sconfitta dell'andata il Gorla, che batte per 3-2 il San Pio X, che fatica a fare punti in trasferta. Pesantissima vittoria esterna per la SDS Arcobaleno B, che nello scontro diretto batte lo Sporting Birone per 4-3 e si avvicina alla lotta salvezza. Nella classifica marcatori Federico Latella supera con 30 gol Federico Pinzetta, che rimane fermo a 29. Davide Natalino Smiles del Gorla invece guida ormai in solitaria la graduatoria al miglior giocatore con ben 19 voti. Tra Fortes e Settimo sarà decisivo lo scontro diretto, che vede arrivare la Fortes in un momento scintillante della stagione, mentre Settimo sembrerebbe avere qualche problema. Chi spera in un pareggio è la Virtus Mi, che prova a crederci fino alla fine. Avvincente anche la corsa salvezza, con 6 squadre a dar la lotta per evitare gli ultimi due posti.